Oggi parliamo di bellezza, parliamo di libri che parlano non di arte ma di artisti, di grandi artisti. Il primo di cui voglio parlare è questo, di Jack Morrissey, Geni rivali. Questo è un libro fondamentale per capire Bernini e Borromini, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, i due architetti che hanno costruito la Roma moderna. Perché la Roma che conosciamo è la Roma antica, naturalmente, no? Il Pantheon, il Colosseo, gli acquedotti romani, eccetera, eccetera. La Domus Aurea, i Fori. Però c'è anche una Roma che conosciamo molto bene, che è la Roma moderna, è la Roma dell'epoca barocca, del 1600. Ecco, questi due uomini hanno fatto la Roma moderna. Se si guarda la mappa iniziale di questo libro, che racconta la vita dei due intrecciata, le loro opere, le loro vicissitudini, è bellissimo questo libro, si può leggere come un romanzo, ma intanto ci fa conoscere benissimo che cos'è la Roma moderna. Così quando torneremo a Roma, quando tornerete a Roma, di girare per le strade, andrete in questi luoghi, in questa mappa, e vedrete cosa hanno fatto questi due uomini. Vi faccio solo una piccola lettura delle opere alle quali hanno lavorato, o che hanno ideato, o che hanno costruito. San Pietro, sì, lavorano entrambi alla corte di Carlo Maderno, il più grande architetto dell'epoca, che stava lavorando alle rifiniture di San Pietro. San Pietro inizia nel 1500, naturalmente, viene terminata 150 anni dopo. Loro arrivano nel finale, quando c'è la rifinitura. Bernini fa il colonnato di Piazza San Pietro. Ponte Sant'Angelo, San Giovanni dei Fiorentini, Sant'Agnese in Agone, Piazza Navona, Fontana dei Quattro Fiumi, Piazza Navona, Borromini la prima, Bernini la seconda, Sant'Ivo alla Sapienza, qui in Via del Rinascimento, Borromini, Fontana della Barcaccia, Piazza di Spagna, Bernini con Bernini padre, Collegio di Propaganda Fide, Fontana del Tritone, Palazzo Barberini, San Carlino alle Quattro Fontane, Sant'Andrea al Quirinale, il loro vero duello estetico, due chiese sulla via che costeggia il lato settentrionale del Quirinale, Palazzo Spada, San Giovanni in Laterano. Roma l'hanno fatta questi due. Due personalità diversissime. Sentite come vengono descritte. Bernini, se lo trovo, eccolo qua. Bernini, sottile, cortese, diplomatico. Si muoveva a suo agio nelle corti di papi e principi. Borromini invece aveva molte difficoltà, scorbutico, polemico, inflessibile, troppo suscettibile, si fa licenziare da tutti. Un poco ortodosso era Borromini, era un eretico, diciamo. Si suicida alla fine della sua vita, una vita davvero molto tormentata. Doveva essere l'architetto che fondava il barocco a Roma, ma è nato in un periodo in cui è nato un altro, Gian Lorenzo Bernini. Quindi si sono due sfidati tutta la vita. E per tutta la vita si sono anche odiati, cordialmente odiati. Hanno fatto anche delle imprese insieme, ma non si sopportavano tanto, erano troppo diversi. Il loro duello estetico maggiore è qui in Piazza Navona, Sant'Agnese in Agone e la Fontana dei Quattro Fiumi. È un vero duello, a pochi metri, c'è la maestosità di questa chiesa tutta storta, tutta a curve. Borromini era un uomo molto storto di fronte a questa fontana drittissima con su un obelisco egizio di riproduzione, dritta, col travertino bucato, con i quattro fiumi agli angoli, le allegorie dei quattro fiumi, la rettitudine di Bernini contro la stortura di Borromini, bellissimo. Questo libro racconta un duello tra questi due uomini che dura tutta la vita e tutte le imprese che hanno fatto. Sentite alcuni passaggi che sono bellissimi. Beh, questo è quello delle due chiese, le due chiese di cui vi parlavo. Guardate un po'. Sul lato settentrionale del Quirinale, quando passate sul lato del Quirinale, all'inizio sulla destra trovate una chiesetta che si chiama Sant'Andrea al Quirinale. L'ha disegnata Gian Lorenzo Bernini. Guardate la perfezione di questa chiesa. Guardate la meraviglia assoluta. Guardate il semicerchio delle scale, i colonnati, il timpano in alto triangolare. Guardate che capolavoro questa chiesa. Avanti pochi. Questo è invece Piazza San Pietro, disegnata da Bernini. Avanti pochi metri su Via del Quirinale, sulla destra, invece incontrate questa chiesetta qua, incredibile. Guardate la cupola, San Carlino e le Quattro Fontane, fatta da Borromini. Ecco il loro vero duello estetico. Guardate che cupola. Guardate la meraviglia delle meraviglie. Questa invece è la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza, qui, in Via del Rinascimento. Insomma, due geni assoluti che hanno fatto del loro duello estetico, della loro rivalità, un'arte. E da loro sono nate le più grandi cose che ci sono a Roma, le chiese in travertino, le piazze in granito. Insomma, questo è un libro che tra talento e ambizione vi regalerà tante gioie. Ecco la sfida che vi dicevo, che è qui.
Sant'Agnese in Agone, con questa cupola maestosa che la vedo da questa finestra, vedo se riesco a farvela vedere, guardatela tra i due alberi, dovreste vederla, è lei, guardate che mi metto giù il cellulare, eccoci, e di fronte la rettitudine della chiesa dei Quattro Fiumi, della fontana dei Quattro Fiumi, guardate, con il Rio della Plata che sembra guardare Sant'Agnese in Agone dicendo «Oddio, che orrore!» Ma invece è stato fatto prima lui di lei, prima che lei venisse finita, lui c'era già. Fidatevi di me, qui farete un tour di Roma e scoprirete i segreti della Roma moderna. E quando tornerete a Roma la città non sarà più la stessa.